Allora, eccomi qua con un video di aggiornamento sulla dieta che sto seguendo, ve l'avevo promesso, quindi sono qua ad aggiornarvi dopo appunto un mese di dieta. Ho perso quasi 5 kg, sono contentissima, vi faccio vedere la mia faccia anche se sono stanca ed è sera, però siccome ve l'avevo promesso per evitare di far passare un'altra settimana, ho detto sono coraggiosa e mi riprendo lo stesso di faccia. Adesso un attimo di pazienza che giro la telecamera perché volevo farvi un video proprio su alcuni prodotti SDM, quindi mirato, questo video sarà dedicato alla prima colazione. Rimanete? Allora, eccomi qua appunto con il video sulla prima colazione. Ho pensato di fare questo video perché ho condiviso parecchie foto in questo mese sul mio profilo Instagram e diciamo che le domande più comuni, che si ripetono più spesso, sono quelle sul gusto degli alimenti, su cosa prendo io e su cosa mi piace di più. Allora, chiaramente la cosa è soggettiva perché magari c'è chi ama più le cose salate, c'è chi ama più le cose dolci. Siccome non voglio tediarvi troppo, ho pensato di farvi proprio dei video specifici, cercherò di farne magari il più possibile perché così chi vuole iniziare la dieta adesso per la prova costume e deve fare l'ordine riuscirà magari a seguirmi con una certa regolarità e così magari cerco di aiutarvi anche nella scelta, visto che io comunque ho esperienza e ne ho assaggiati parecchi. Allora, vedete che il catalogo è diviso proprio ed in alto c'è scritto, ecco qua. C'è scritto di che cosa stiamo parlando, quindi in questo caso la prima colazione. Allora, è chiaro che se voi amate le barrette potete anche mangiarvi le barrette a prima colazione, però diciamo che loro le indicano più come snack e anche io sono d'accordo perché comunque mi sazia di più mangiare una barretta magari a mezzo pomeriggio piuttosto che mangiarmela a colazione. A colazione mi piace bere il caffè, magari mi faccio un caffè lungo o un tè o una tisana. E poi mi mangio i biscotti. Allora, esistono i pancake che però dovete farveli, quindi tenete conto se per caso al mattino voi avete tempo, perché se non avete tempo per farvi i pancake, lasciate perdere perché questi li dovete cucinare. Latte e cornflakes, io questi non li ho mai assaggiati. Non so se li prenderò magari in un prossimo ordine, può essere che sarà che li assaggerò, perché sinceramente non ho mai avuto modo di assaggiarli, non mi hanno mai particolarmente ispirato. Preferisco i biscotti perché comunque bevo col caffè lungo. I frullini con le gocce di cioccolato. I frullini con le gocce di cioccolato invece li prendo. Eccoli qua, ve li faccio vedere perché così vi rendete conto di come sono grandi. Sono due frullini belli sostanziosi, vedete che sono belli grossi e hanno un buon, diciamo una buona sazietà. Io li spezzetto, li metto nel caffè lungo e quindi mi faccio una bella colazione. Questa è la confezione. All'interno trovate chiaramente, come indicato nel catalogo, 4 sacchetti, quindi con questi biscotti vi fate 4 colazioni. Ogni colazione, per darvi l'idea, viene a costare circa 4 euro. Un po' di tutti i biscotti costa dei 4 euro, 3,40 euro il pancake, 4,50 euro il latte e cornflakes. Quindi comunque potete notare che se anche si dice insomma che questa è una dieta molto costosa, in realtà dipende da quello che andate a scegliere, perché se comunque voi vi scegliete i biscotti, come spendere 4 euro ad una colazione, dovete anche pensare che vi state curando. Quindi, comunque, ecco, date questo taglio quando guardate anche tutti i prezzi che sono indicati nel catalogo. Poi ci sono i frullini alle mandorle che a me piacciono tantissimo, io ho anche quelli e trovate proprio i pezzetti di mandorle, eccoli qua, e sono grandi come quelli al cioccolato. Quindi anche questo sono molto gustosi, se vi piacciono le mandorle ve li consiglio perché comunque trovate proprio i pezzettini di mandorle vere. E anche qui ce ne sono 4 all'interno. Poi le gallette che però io non ho mai assaggiato, i frullini gusto arancia che ho assaggiato però a me non piacciono tanto perché non mi piace il gusto di agrumi al mattino, quindi vabbè, chiaramente questione di gusti, e cantucci alle mandorle, anche quelli non li ho mai assaggiato, non li ho mai assaggiati. Poi invece quelli che vi posso consigliare per una questione magari di quantità sono i Procroc al cacao, al naturale, ce ne sono varie, Procroc alla nocciola. Ecco, diciamo che i Procroc sono di più a livello, eccoli qua, questa è la scatola. Allora, all'interno ci sono 4 porzioni, ogni porzione costa 3,90 euro, quindi costa leggermente meno. Però
però sono tanti. Vedete che il sacchetto è ben fornito. Allora, io questi perché li preferisco? Li preferisco perché la mattina magari me ne mangio una parte subito e un'altra parte dopo una mezz'oretta, un'oretta che arrivo al lavoro, quando mi prendo, diciamo, il secondo caffè della mattina, che in realtà è quasi a 3 ore di distanza dalla colazione, perché comunque mi dà la possibilità di sgranocchiare qualcosa. E quindi avete visto che il sacchetto è ben pieno. E io ho sempre preso il ProCook a cacao, però c'è stato qualcuno che mi ha detto che anche i ProCook al naturale, quelli all'arancione, sono molto buoni, quindi penso che nel prossimo ordine li prenderò. Vi faccio notare che tutti questi, diciamo, biscotti di cui vi ho parlato adesso non hanno nessuna limitazione, mentre ci sono indicati sempre tra la prima colazione e la pasticceria i, non so come si dice, i macarons al limone, al cocco, al cioccolato, che sono di una bontà divina. Purtroppo non ho da mostrarvi la scatola di quelli al cocco perché me ne avevo ordinato solo uno e me la sono fatta fuori subito. Però ho questi al cacao. Vedete che è un bel sacchetto, anche comodo da portarvi al lavoro. Eccolo qua. Sono buonissimi, veramente buonissimi. Solo che questi hanno come indicazione di limitazione il punto esclamativo. Quindi tenetene conto se nell'arco della giornata mangiate qualcos'altro con questa limitazione. Se non mi avete seguito, vi rispiego che alla fine, diciamo qui del catalogo, alla fine della pagina, ci sono indicati degli alimenti che appunto hanno come il semaforo o il punto esclamativo all'interno del triangolo. Cosa vuol dire? Che non potete mangiare due alimenti della stessa categoria all'interno di una giornata, quindi in una giornata non potete mangiare due semafori o due punti esclamativi. Ecco qua. Poi ci sono i muffin al mirtillo, anche questi non li ho mai assaggiati, i wafer che sono buonissimi sia al gusto vaniglia che al gusto cioccolato. L'unica, anche qui ce ne sono due. Non sono tantissimi, ma sono belli grossi. Tenete però conto che hanno la limitazione del punto esclamativo. Ecco, io vi faccio vedere anche sempre in questo video i dessert, perché magari qualcuno mi ha detto che comunque a colazione piace mangiare qualcosa di dolce, quindi non solo i biscotti. Allora, io vi dico, non ho mai provato tante di queste cose, perché comunque poi alla fine a me non piace prepararmele, mi piacciono le cose già, diciamo, già fatte. Comunque c'è il dessert pronto al cioccolato, il dessert al gusto vaniglia, il budino al crème caramella, la mousse al cacao e la crema ai cereali. Io mi sento di consigliarvi, veramente straconsigliato, il dessert al gusto cioccolato. Eccolo qua. È di una bontà divina. Io vi giuro che a me piace il budino al cioccolato, ma come questo raramente l'ho assaggiato. Sa proprio di cioccolato fondente, ci cioè sentite proprio il sapore del cacao. Mi piace tantissimo, purtroppo i miei figli ne vanno matti perché ho fatto l'errore di fargli assaggiare una mezza puntina di cucchiaino, sempre per la questione che magari così loro capiscono che anche la mamma mangia le cose buone e che si sta comunque curando, ed è veramente 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 buono. Mi devo nascondere per mangiarlo, però vi dico, se cercate una colazione gustosa oppure una merendina o comunque, ecco, siete golosi, questo qua ve lo straconsiglio ed è il primo che vi ho letto, il dessert pronto al gusto cioccolato. Calcolate che una vaschetta di questa costa 4,50 euro, quindi ve lo dico che così vi fate anche due conti. Spero di avervi fatto un video carino, un video che vi possa essere utile. Sappiate che comunque come colazione chiaramente ci sono anche tutte le bevande che magari io non prendo perché mi dà la sensazione di non mangiare, io dalla mattina devo masticare, però so, perché comunque l'ho assaggiato, che il cappuccino è buonissimo e vi farò poi comunque un altro video dedicato a questa specifica parte. Ciao ciao!